Dunque, l'altro giorno ho acquistato tre tele per dipingere, due barattoli di stucco pronto e due spatole dentate. Ora vediamo se da tutto questo mix di cose io riesco a tirare fuori qualcosa di carino. Qualche settimana fa vagavo tra Pinterest e Instagram alla ricerca di nuove ispirazioni e ho trovato queste immagini qui che mi hanno subito fatto venire voglia di mettermi all'opera. Sono dei quadri materici in rilievo, ce ne sono sia di solo bianchi sia di colorati e hanno questi disegni a curve e ad archi che io trovo molto molto belli. Quindi mi sono detta, perché non provare a farci un video per la mia rubrica Provo le idee del web? Non voglio aver niente a che fare con i tuoi pastrocchi futuristici, lo sai! Ho approfondito un po' per capire i materiali necessari per realizzare questi quadri e ho capito che la pasta migliore è lo stucco già pronto, perché dovrebbe avere la giusta consistenza e anche un tempo di asciugatura sufficientemente lento da permettere una buona lavorazione. Dico dovrebbe perché in realtà provo per la prima volta qui con voi tra poco, quindi tutto quanto potrebbe anche rivelarsi un enorme flop, lo scopriremo solo vivendo. Quindi direi di preparare tutto quanto e provare a fare qualcosa. Da quello che ho capito, non bisogna fare assolutamente nulla, nessun trattamento prima, bisogna semplicemente spalmare lo stucco sulla tela, quindi proviamoci. L'obiettivo in questa fase è di fare una sorta di base, una sorta di fondo spesso circa 3 mm e spianarlo per bene con la parte liscia della spatola. Già questa parte penso che sia molto difficile perché per fare tutto perfettamente in piano ci va una buonissima manualità. Comunque, questa qui più o meno è la mia base, per niente facile da stendere, confermo. A questo punto prendo le mie spatole e provo a creare il disegno a righe. Ho acquistato tutti i materiali su Amazon, semmai ve li lascio giù nell'info box. Queste spatole qui sono costate 80 centesimi l'una e ne ho prese due così e una l'ho divisa a metà così da avere una spatola più larga e una spatola più stretta. Quindi per fare gli archi parto dal basso con la mia spatola, tengo fermo l'angolo, giro e poi torno verso il basso. Qui su come disporli lasciatevi guidare dalla fantasia, è bello anche per questo perché ci si lascia trasportare dall'istinto. Io sono andata sul semplice e ho fatto una serie di archi sovrapposti tra loro. Ho usato alla fine solo la spatola più stretta perché l'altra era troppo grande per il formato della mia tela. Quindi per oggi ci fermiamo qui e sperando che nella notte non si formino crepe e non si stacchi tutto quanto lo stucco, Guarda la tazza! Dimmi cosa vedi! Travagli e sofferenze. domani riprendiamo e vediamo di capire se è il caso di dipingere o meno. Rieccomi qui, siamo a domenica pomeriggio e adesso vi aggiorno un po' sugli sviluppi del mio quadro, anzi dei miei quadri. Allora, come già immaginavo, il primo tentativo non è riuscito. Il risultato è molto impreciso, super irregolare. La maggior parte delle linee degli archi sono venute concave invece che in rilievo come dovevano venire e come temevo, asciugando nella notte si sono formate anche diverse crepe sullo stucco, quindi questo è completamente bocciato. Io però non ho aspettato questa mattina per fare una seconda prova perché già appena finito a livello estetico non mi convinceva per niente e quindi ho fatto alcune piccole modifiche nel procedimento che mi hanno permesso di ottenere un risultato decisamente migliore.
Primo problema, lo stucco era troppo denso. Nonostante tutti i consigli che ho trovato sui vari blog che dicevano di utilizzare proprio lo stucco già pronto per avere la consistenza perfetta, io in realtà l'ho trovato troppo denso per essere lavorato bene. Aggiungendo un po' d'acqua ho ottenuto questa consistenza qui, un po' più fluida, che ha reso molto più semplice stendere lo stucco sulla tela e anche poi creare i disegni degli archi e delle righe. Secondo problema, il bordo della tela è rimasto super impreciso, sporco, grumoso e questo secondo me dà a tutto il lavoro un aspetto non rifinito, non curato. Quindi nel mio secondo tentativo ho fatto un bordo con il nastro carta lungo tutto il contorno della tela. E togliendo poi questo nastro, una volta che avete finito di disegnare gli archi, quindi prima che il lavoro si asciughi, ottenete un bordo bello dritto che dà a tutto il lavoro un aspetto molto più rifinito. Terzo problema, la tela si infossava un po' al centro, di conseguenza restava più stucco al centro e meno sui bordi. Questo ha reso le righe molto imprecise, più spesse, più piene in alcuni punti e quasi vuote in altri. Per ovviare a questo problema ho messo uno spessore sotto alla tela così da evitarne l'infossamento durante la lavorazione ed effettivamente le righe sono rimaste molto molto meglio, molto più precise. E con questi accorgimenti ho ottenuto lui, il mio secondo quadro, decisamente meglio rispetto al primo. Migliorabile, quello senza dubbio, però già ad un altro livello rispetto al primo. Ho lasciato asciugare tutto nella speranza che non si formassero crepe e questa volta è andata bene, quindi probabilmente utilizzare uno stucco più liquido ha risolto anche questo problema. Questa mattina ho fatto la mia terza prova sull'ultima tela e sono riuscita a migliorare ancora un po' il risultato. Ho seguito gli stessi accorgimenti che ho utilizzato per la tela numero 2, ma ho fatto un po' più attenzione nella disposizione degli archi, a sovrapporli meglio, evitando quei piccoli triangolini fastidiosi che secondo me non ci stavano bene. Ed ecco qui il risultato. A livello estetico mi piace molto molto di più, non è ancora perfetto neanche lontanamente, per quello probabilmente avrei bisogno ancora di tanti tanti tentativi, però viste le difficoltà iniziali mi ritengo soddisfatta. La lezione è sicuramente quella di non fermarsi al primo tentativo, al primo fallimento, ma riprovare. Una volta finita la prima tela non riuscita, volevo quasi cambiare video, ma poi ho perseverato e modificando alcune cose, alla fine qualcosa di buono sono riuscita ad ottenerlo. Lezione morale a parte, a questo punto devo capire come dipingere il mio lavoro. No, God! No, God, please, no! No! Quali colori scegliere, se utilizzarne più di uno oppure se andare su una tinta unita. Per fare un po' di prove ma non sprecare colori, ho fatto una foto al mio lavoro e faccio un po' di prove di colorazione sull'iPad con Procreate. In questo modo riesco ad avere un'idea di quello che sarà il risultato finale senza dover dipingere materialmente con i colori e soprattutto posso fare infinite prove. Ok, ho deciso quale sarà la mia versione definitiva, adesso prendo le Char Paint e mi metto all'opera. Alla fine ho scelto l'effetto sfumato, anche il tinta unita non mi dispiaceva, ma questo mi sembrava più particolare. E niente, ho dipinto tutti quanti i miei archi proteggendo il bordo esterno della tela con del nastro carta, nulla di più. Sembrava andare tutto bene, il risultato mi piaceva ed ero anche riuscita ad essere abbastanza precisa sul contorno degli archi. Ma secondo voi poteva andare tutto liscio ed essere finita qui? Ma ovviamente no, mi sono trovata di fronte all'ennesimo problema. Quando il colore ha iniziato ad asciugare è successo questo. Tutto ha iniziato a sfogliarsi senza una ragione.
A quel punto ho provato piano piano a rimuovere il colore, ma purtroppo si portava via anche parte dello stucco sottostante, rovinando di fatto il lavoro che avevo fatto fino a lì. E così ho salutato anche la mia terza tela. Economico questo video comunque. Che fare a questo punto? Buttare tutto quanto dalla finestra e dedicarmi ad altro? Attenti sotto! Buttate, buttate! Sono stata molto tentata, però alla fine non l'ho fatto. Ho fatto invece un sacco di prove diverse su queste tele qui che tanto ormai avevo rovinato. Ho provato a mescolare il colore con la colla vinilica per renderlo più elastico, ma non ha funzionato. Ho provato a fare una bella base di primer e a colorarci sopra, ma non ha funzionato. Ho provato a fare uno strato di colla vinilica e a dipingerci sopra. E non ha funzionato. Ho provato ad usare tempere, acrilici e persino la pittura dei muri avanzata dalla tinteggiatura di casa, ma niente. Analisi. Sembra una lampadina incandescenza che segnala qualcosa di insolito, come un malfunzionamento. La trovo bellina e vagamente ipnotica. Ho provato veramente la qualunque, anche seguendo i suggerimenti che mi avete lasciato su Instagram in risposta alle stories, ma niente ha funzionato. Questo stucco non è pitturabile dai comuni mortali. Quindi, visto che dopo tutta sta fatica mi giravano veramente a ruota di concludere il video in modo così triste e fallimentare, mi sono detta, senti, non avrò il mio effetto sfumato, ma colorerò questo affare in un modo o nell'altro. E così ho colorato lo stucco direttamente nel barattolo prima di stenderlo, in modo da avere la mia pasta già tinta e un lavoro già finito dopo l'asciugatura. E finalmente ce l'ho fatta. Ecco qui il mio quadro materico di archi ispirato alle idee del web. Un risultato veramente sudato, direi. È rimasta qualche piccola crepa qua e là, ma niente che mi impedisca di dormire la notte e anche se avrei preferito la sfumatura, tutto sommato questo verde tenue mi piace molto. Considerazioni alla fine di questo video. Dunque, se qualcuno aveva dei dubbi sul fatto che io fossi determinata, direi che li abbiamo spazzati via come polvere. Bravo, bravo. 92 minuti di applausi! No, a parte gli scherzi, come è già successo altre volte, abbiamo capito di nuovo che realizzare un'idea trovata online è spesso molto più difficile di quello che sembra. Vedere una foto, vedere il risultato finale di un progetto è una cosa, ma poi mettersi lì e farlo è un altro paio di maniche. È anche un po' la prova pratica che ci ricorda quanta maestria c'è nelle mani di chi realizza questi progetti che, secondo me, in tanti casi sono quasi delle opere d'arte. Il fatto di vedere queste cose sui social, tramite foto, tramite reel, tramite video super veloci, ci dà la falsa percezione che tutto sia facile e facilmente accessibile. E invece dovremmo sempre ricordarci di quante competenze, di quante esperienze, di quante capacità ci sono dietro anche al più piccolo dei progetti che vediamo. E, mio parere personale, sono proprio queste le persone che andrebbero sostenute qui sui social, tutte quelle che arricchiscono il web con le loro passioni, con le loro capacità. Bene, spero che questo video pieno di messaggi morali e di pasticci con lo stucco e con il colore vi sia piaciuto. Ci sono volute 2 settimane per farlo uscire, ma ci ha sicuramente insegnato molto. Fatemi sapere che cosa ne pensate giù nei commenti, condividete il video se volete sostenermi e poi direi che io vi saluto, vi mando un bacio e vi aspetto presto con un nuovo video.